prima intervista di questo 2021 per Info Estetica Maglie è con Sara Tommasi. Grazie, grazie mille. Ciao Sara, benvenuta. Grazie, grazie a voi. Allora, innanzitutto, proprio perché insomma il 2021 è una data da cui in tanti ci aspettiamo un po' di cose, quantomeno per scongiurare quanto è stato. E vorrei chiederti, il tuo 2020 com'è stato? Ma per me è stato un anno bello perché ho conosciuto il mio grande amore che porterò all'altare il 21 marzo del 2021 e quindi è stato un bell'anno, anche se è stato brutto per via delle restrizioni e di tutto quello che è successo. Però è stato un anno stupendo perché puoi immaginare, ho conosciuto insomma, il mio colpo di fulmine ho avuto. Un colpo di fulmine, wow, ci dai qualche indiscrezione? Ci dici come vi siete conosciuti, come è nato l'amore tra voi? Sì, ci siamo conosciuti, il mio manager Antonio Urso, ci siamo conosciuti per un'intervista che dovevamo fare e da lì in poi ci siamo iniziati a frequentare sempre, costantemente, non potevamo più lasciarci e quindi abbiamo deciso di sposarci. Diciamo che se vogliamo dare una parola a questo 2021 possiamo dargli la parola equilibrio. Prima ne parlavamo tra me e te e mi hai detto che adesso hai trovato un tuo equilibrio. Sì. E che cosa si prospetta sotto questo punto di vista? Ma si prospetta sicuramente di continuare la mia carriera che ho iniziato appunto nel 2020, è stato anche un bell'anno dal punto di vista professionale perché ho iniziato la carriera da cantante, anche se ci proviamo. Ho fatto due dischi, uno vis-à-vis per Lucida Labbra che uscirà nel prossimo gennaio, fine gennaio, e il video uscirà nel prossimità di Sanremo perché è stato girato a Sanremo. E poi ho registrato una canzone per un'associazione che è il Movimento contro ogni violenza sulle donne, un disco della MN Vox con featuring di Domenico D'Ambra, che è un attore teatrale. E da un'idea appunto del mio agente e adesso è su tutti i digital stores e quindi lo potete scaricare e poi ascoltare anche da YouTube, basta che mettete Impara ad amarti, quindi Impara ad amarti di Sara Tommasi, lo ascoltiamo molto volentieri. Progetti televisivi, hai qualcosa in cantiere? Ma mi sono state proposte un po' di cose, però per scaramanzia non ne parlo, adesso vediamo un attimo di valutarle. Ok. Allora ti chiedo, giusto perché hai collaborato anche con noi per Influencer in a Week, vorrei chiederti più che altro un tuo parere personale generico sul mondo dei reality e dei talent. Ma io ho fatto reality, quindi comunque è un'esperienza molto positiva che ho fatto tanti anni fa e mi è piaciuta molto. Diciamo che adesso ho ritrovato il mio equilibrio e quindi preferirei fare altre cose. Però comunque è stata un'esperienza molto bella che ho vissuto appieno, quindi mi è piaciuta molto. Allora, un'ultima domanda. Io ti chiederei un consiglio che tu ti senti di dare alle ragazze più giovani che in questo momento vogliono intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Perché proprio come abbiamo anticipato un po' di tempo fa anche in altra sede, parlavamo del fatto che adesso con la possibilità di diventare influencer, con i social, diciamo che il mondo dello spettacolo è diventato un po' più fluido, ci sono tante competenze che bisogna avere, che sono richieste, che però sono mascherate dietro un'apparente facilità, come se tutti potessero fare qualcosa e non sia più necessario in realtà prepararsi. Tu che tipo di consiglio dai invece? Ma sì, comunque di prepararsi, perché ci vuole una preparazione, anche un corso, insomma, come abbiamo visto sul Reality Influencer in a Week, bisogna comunque prepararsi a livello appunto di postura, a livello di immagine, a livello di moda, a livello di tutto, per studiare comunque aiuta a non fare poi figuracce. Ad essere preparati in tutto a prescindere. Tutto a prescindere, quindi comunque di studiare. E di mettercela tutta, però sempre studiando. Va bene, allora noi ti ringraziamo e ti facciamo i nostri migliori auguri. Grazie. Sia per il nuovo anno, ma soprattutto per il matrimonio imminente. Grazie mille. E speriamo di vederci presto e grazie a te. Grazie a voi, ci vediamo presto, un bacio. Grazie a tutti da Info Estetica Mag, a presto.